Daniele Dellicarri, partiamo dalla fine, dal 91esimo di questa partita, terza sconfitta consecutiva, società che sta prendendo, diciamo, in mano l'ipotesi anche di un cambio tecnico. Assolutamente no, in questo momento pensiamo a quello che deve subire l'allenatore, pensiamo alla squadra che è la cosa più importante, pensiamo a risollevarci, pensiamo a riportare un po' di entusiasmo dentro noi stessi, perché veniamo da tre sconfitte consecutive che non ce l'ha mai capitato fondamentalmente, e quindi dobbiamo pensare a ricompattare. Daniele, questa sera dalla tribuna abbiamo visto una squadra completamente rassegnata. No, ma più che rassegnato, è una squadra che non ha fatto niente di personale per poter invertire la rotta. Questo è stato, l'ho detto anche ai giocatori a fine partita, nello spogliatoio sono stato abbastanza duro dicendo che c'è bisogno di amor proprio quando si fanno le cose e bisogna fare le cose per bene. Poi è una squadra che si allena bene, non gli si può dire niente, ma ora in questo momento c'è bisogno di più. Stagione che rischia di diventare a questo punto fallimentare. No, fallimentare no, perché comunque ci abbiamo tanti giovani, non è un discorso di fallimentare assolutamente, dobbiamo riprendere la corsa, che è la cosa più importante. Quindi si andrà avanti con Bucaro e Zeman? Penso di sì. Io, Daniele, ti passo l'auricolare, così possiamo anche fare un paio di considerazioni con lo studio prima di far intervenire Andrea Costantini. Io parlerei anche della pesante contestazione questa sera dei tifosi al 91esimo anche all'esterno del Benelli. Abbiamo sentito dei cori all'indirizzo della società del presidente Sebastiani. Clima attorno alla squadra che si sta facendo sempre più pesante, ma tifoseria che ha ragione, perché di fronte a queste prestazioni non si può restare in silenzio. Assolutamente, bisogna essere bravi noi a invertire questa cosa, solo con le prestazioni, con i risultati, io i tifosi li capisco ed è giusto che comunque abbiano in questo momento un momento di scoramento, di scoraggiamento come ce l'abbiamo noi, ma dobbiamo essere bravi noi, loro non c'entrano niente, loro vengono, già il fatto che vengono in trasferta, comunque vengono a tifare, è normale che dobbiamo invertire la rotta noi. Andrea, il direttore Dellicarri ci ascolta, c'è l'auricolare, linea a te. Ciao Andrea. Vabbè, Andrea, io ho parlato con il presidente poco fa e noi ribadiamo comunque il fatto di domani è un momento importante, che bisogna stare vicino all'allenatore che subirà un intervento, questo sicuramente, ma come ho ribadito prima non ci sono decisioni da prendere in questo momento. Ma dobbiamo essere bravi noi. Dobbiamo essere bravi noi a ritornare a fare le cose di ricompattamento, perché queste ultime tre partite le abbiamo perse, le tre partite precedenti le avevamo vinte segnando 7 gol e subendo un gol, quindi c'è una via di mezzo, bisogna ricompattarsi, che è la cosa più importante. Ricompattarsi io intendo essere più attenti, essere più cattivi, perché questo è uno sport agonistico e bisogna avere cattiveria, non basta solamente mettere la tecnica. No, la prima domanda non l'ho capita, scusami. Credere in ciò che si fa, essere organizzati e avere idee nel calcio conta. Quindi
A invertire la rotta con le prestazioni, perché solo noi possiamo far cambiare idea alla gente, solo noi, no, non ci sono altre cose, cioè sono i giocatori, noi ricompattando l'ambiente, facendo prestazioni importanti, perché l'abbiamo fatta e quindi bisogna tornare a farle, ecco che cosa significa solo noi invertire la rotta, questo è, le prestazioni fanno invertire la rotta e fanno pensare in maniera diversa ai tifosi, alla gente che ci sta accanto, a tutti noi. Il discorso di cambiare sulla seconda domanda ho già risposto prima, non c'era questa intenzione, in questo momento non c'è questa intenzione. No, ma non salvo nessuno perché io devo salvare sempre la prestazione, devo salvare la squadra. Con un 4-0 è difficile salvare qualcuno, sinceramente, al di là dell'aspetto del secondo tempo, di D'Agasso, di Cangiano, io non posso salvare nessuno perché non posso pensare ai singoli, devo pensare alla squadra.